Ciao a tutti, noi ci presentiamo un attimo, siamo quelli della Giungla Silente e stiamo realizzando questo spettacolo questa sera che racconta la storia delle Aquile Randagie, un gruppo di ragazzi scout che ha tenuto vivo l'ideale durante il periodo del fascismo, quando tutte le associazioni erano bandite. Ci presentiamo un attimo e vi diciamo anche come è nata l'idea di questo spettacolo. Ho qua vicino a me Marco e Fabio. Fabio e Mingo. È l'autore. Non era preparata sta roba. No, dopo ho fatto improvvisata. Fare tagli. Fabio è l'autore del fumetto dal quale ha preso un po' spunto tutta questa storia. Fabio, vuoi iniziare tu e raccontarci qualcosa? Allora, la storia sì, inizia con un fumetto, una storia a fumetti di questa avventura scout. I libri ne erano già stati fatti diversi, però si è voluto fare un libro a fumetti perché i giovani, soprattutto i più piccoli, potessero avvicinarsi a questa storia in modo un po' simpatico, umoristico. Dalla storia a fumetti siamo passati a una ricerca invece musicale sulle tradizioni scout. Gli scout fin dalla notte dei tempi hanno inventato e scritto canzoni. Noi abbiamo in particolare preso le canzoni di quel periodo, parliamo dal 1928 al 1945, le canzoni che durante questo periodo clandestino degli scout sono state composte, noi le abbiamo prese e abbiamo fatto qualche arrangiamento, giusto? Giusto. E a proposito di arrangiamento passo la parola a Marco, che è uno dei nostri arrangiatori, diciamo, di queste musiche. Poi ti do il caffè dopo, ti pago il caffè. Sì, abbiamo arrangiamento nel senso che non è che le abbiamo arrangiate così abbiamo cercato di trarle un po' fuori dall'oblio in cui erano cadute e renderle attuali per poterle poi farle cantare ai nostri scout, ai nostri lupetti, alle mie figlie, alla moglie, e con ritmi di oggi. Ci troverete dentro il reggae, troverete il rock, troverete la samba, no, però per il secondo volume proveremo con la samba e magari qualche begin per le nostre nonne. Passo a presentare gli altri componenti del gruppo. Abbiamo qua il primo ed unico flauto, Francesco. Francesco, ognuno di noi è stato scout e nella vita non fa certo il musicista, fa questo per passione. Vuoi dirci qualcosa, Francesco? Sì, in realtà è vero, faccio il medico, però la musica è molto importante. Io non solo suono qua, suono anche nella banda, suono il clarinetto basso, per cui la musica è una cosa che sento molto viva. Mi sembra poi che questo gruppo ci tenga questo gruppo, perché suona in maniera diversa, non è un suono organizzato, è un suono che nasce e che viene elaborato man mano, nel senso che siamo partiti da alcune cose che abbiamo conservato, ma poi ne abbiamo create delle altre e ognuno di noi si è specializzato sia nella voce ma anche proprio nei testi, nel modo di esprimere. A me sembra un gruppo che può crescere ancora. Grazie. Bene, adesso presento un professionista, un amico e uno che ci ha dato una mano in tante cose, sia negli arrangiamenti, sia nella preparazione delle attrezzature tecniche e sia nel sostegno di questo nostro gruppo. E parlo di Franco Paravicini. Grazie, sono stato coinvolto da Marco e poi mi sono divertito a fare questo lavoro e ho messo anche la mia piccola parte, e credo che il disco comunque si sia risolto molto bene. Parla di disco perché non abbiamo ancora parlato. Da questa prima esperienza siamo riusciti a pubblicare un disco con le nostre canzoni, ecco, un disco con le nostre canzoni riarrangiate, e all'interno di questo disco c'è un libretto che racconta anche la storia di queste canzoni, come sono nate e da dove derivano. Bene, e adesso passo a presentarvi gli altri componenti del gruppo.
Io sono Pierluisa, sono la sorella di Marco, mi ha coinvolto in questa impresa, sono ben contenta. E il mio ruolo è quello di cantare insieme a mia figlia Federica. Io sono Federica, sono la figlia di Pierluisa e la nipote di Marco e sono contenta di essere parte di questo gruppo e anch'io canto. Ciao, sono Daniele, bassista e tengo a bada il gruppo. E niente, io sono Federico, il vicino di casa di Marco e suono il violino. Bene, avrete capito che questo, sebbene sembri, non è un gruppo familiare, ma è un gruppo di amici. Un gruppo di amici che si sono ritrovati sì intorno alla musica, ma si sono ritrovati anche intorno ad uno spettacolo che rappresenta e vuole tenere vivo un ideale, quello che è l'ideale scout e l'ideale della libertà. E con questo un saluto a tutti da Gigi Tramezzani.